Penne, libri, quaderni, ma anche una lavagna interattiva e un visore per la realtà virtuale. Al Liceo Scientifico San Niccolò l'innovazione tecnologica diventa uno strumento didattico quotidiano per appassionare gli studenti a tutte le materie inserite nel piano di studi, dal latino alla chimica, passando dalle scienze alla storia dell'arte. Questa mattina sono state inaugurate le 5 aule 4.0 dell'unica sezione del Liceo Scientifico del Conservatorio San Niccolò per un totale di 60 studenti. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Pratese TT Tecnosistemi e con Acer, grazie alla generosa donazione di Carlo e Carla Marini in memoria del figlio Alberto prematuramente scomparso. La preside Mariella Carlotti ha sottolineato l'importanza dell'integrazione tra i sistemi didattici tradizionali e quelli innovativi. Siamo certi che lo scopo della scuola sia introdurre la realtà, non alla realtà virtuale, e che i docenti, i libri non tramonteranno mai. Solo altre 6 scuole in tutta Italia hanno la stessa dotazione tecnologica del Liceo San Niccolò. È stata pensata da noi insieme a dei docenti che abbiamo consultato questo tipo di approccio, cioè solamente un ragazzo fa da avatar, di modo che il docente può dividere in 2 i gruppi, il proprio gruppo può scegliere ovviamente l'avatar di riferimento e quindi il ragazzo vivrà in prima, perché indossa i visori, farà l'esperienza in prima persona, ma verrà guidato dai ragazzi, dai suoi compagni del proprio gruppo all'interno di questa esperienza e loro a prendere insieme al proprio avatar, diciamo.